continua con la... prima vi ha presentato in modo enormemente egregio, voglio presentarlo ora io, Antonio Carannante, che è un figlio di questa terra, che ha deciso un giorno, un compositore, un musicista, ha detto: Giosi, io voglio regalarvi una mia opera, e ci ha scritto e realizzato l'inno di questa campagna elettorale. Lo invito a salire, Antonio Carannante, un giovane professionista. Abbiamo fatto il liceo insieme, quando quel liceo aveva 1400 alunni, oggi ne aveva, ne ha 600. A lui e alla sua voce consegniamo le nostre istanze di cambiamento reale, perché oggi festeggiamo, ma il 31 di maggio dell'UNNE, il primo di giugno, allo Spoglio, sarà veramente tutta nata storia. Allora, prima di iniziare il pezzo, volevo aggiungere un attimo due parole, perché mi ha ringraziato alla grande, insomma, però mi sento un po' colpevole, insomma, perché io me ne sono uscito semplicemente con un po' di giorni a casa a scrivere la canzone per loro, però queste persone si stanno facendo un mazzo quadrato per noi da molti anni, insomma. Io gli ho dato una piccola mano, ma poi niente di concreto. Quindi, per piacere, prima di iniziare il pezzo, un altro applauso a chiunque si sia fatto un mazzo così. Tonight.
canzone che artisticamente legge la rivoluzione. Le sue dedicate a pensare alla scelta di ognuno questi non cosa fanno. Ma la politica è una cosa seria, se non ti ne occupi da te sarà lei a occuparsi di tu. Quanti figli sono migranti, quanti di tumori già vi siete malati, lasciando della vostra vivizia del gas, il destino delle vostre vita delle volontà estranee. Non va a subirti di danno delle parole, ma rifonte delle mani che cerca le prove. Sai che il coraggio è come una croce, si può essere libera, si può ci abbracciare.